49 miliardi 414 milioni 9.858 euro sono la cifra spesa dagli italiani nel 2017 per giocare ai videopoker. Di questa cifra il 25% è trattenuto dalle macchinette, ovvero dal banco. Capirai quindi che con un business così grosso ci sono un sacco di persone che hanno perso una marea di soldi, ma altrettante che ne hanno guadagnati, ovvero i gestori delle macchinette. Infatti sono note le infiltrazioni mafiose proprio in questo ambiente. E sto parlando solo di numeri italiani, no? Proviamo a immaginare quello che possa succedere in una città come Las Vegas, che delle macchinette dei casinò ne ha fatto il core business. Ma con questi numeri spaventosi, soprattutto con queste perdite così spaventose, come mai le persone giocano alle macchinette? Come al solito proviamo a partire dalla storia. I primi riferimenti si hanno nel 4000 a.C. in Egitto. Gli egiziani giocavano a un gioco chiamato Senet, che era una specie di dama per decidere il destino nell'oltretomba. Numerosi poi sono stati anche i riferimenti al gioco dei dadi. I dadi erano ricavati dalle ossa degli animali e appunto si utilizzavano per capire il volere divino. In epoca romana invece era proibito il gioco d'azzardo, ma era consentito scommettere sulle corse delle bighe oppure sulle lotte dei gladiatori. Sempre in epoca romana troviamo il riferimento alla dea della fortuna e qua cominciamo a capire com'era già radicato il voler diventare ricchi, ovvero il desiderio di mercato di cambiare vita. La fortuna infatti è quella cosa a cui ci si appella quando si vuole fare un cambiamento rapido della propria vita. Via via siamo arrivati allo Stato Pontificio, che ha sempre cercato di demonizzare e colpevolizzare il gioco d'azzardo, quindi per controllare l'ordine pubblico. Siamo arrivati ai giorni d'oggi, dove diciamo che i casinò spopolano in tutto il mondo. Le macchinette sono uno dei giochi più diffusi, con, come abbiamo visto, anche un mercato molto redditizio. Le persone giocano alle macchinette come passatempo, come divertimento, come sfogo. E l'aspetto ludico che c'è in questo gioco è sempre quell'aspetto che abbiamo fin da quando siamo piccoli, abbiamo imparato quello che sappiamo perché giocando abbiamo esplorato i nostri limiti. Ma quando si tratta di gioco d'azzardo, le persone possono instaurare una vera e propria dipendenza, un comportamento ossessivo-compulsivo che li porta a delle patologie, delle malattie. La dipendenza da gioco è associata a gravi conseguenze fisiche, psichiche e sociali per l'individuo. Quindi il passaggio da un passatempo divertimento a un accanimento a volte è davvero sottile quando si tratta di gioco d'azzardo. Anche perché chi non ha mai pensato quanto sarebbe stato bello vincere la lotteria, cambiare la propria vita in un attimo? Beh, ecco, le macchinette e tutto il gioco d'azzardo ti portano a pensare a questo desiderio di mercato, ovvero il cambiare la vita velocemente. Come dicevamo prima, la macchinetta trattiene il 25% delle giocate, quindi immagina che se tu fossi l'unico giocatore della macchinetta, riusciresti a riprendere soltanto il 75% di quello che ci hai messo dentro. In sostanza, se tu ci avessi messo dentro 1000 euro, ne riprenderesti 750, quindi capisci che è proprio un gioco dove puoi solo perdere, ma soltanto il banco vince, perché tu i soldi, il capitale, lo inserisci tu. Tu perdi e il banco vince. È chiaramente una cosa che vista così matematicamente è da scontato dire ma come fai a giocare, a come fai a mettere i soldi in questa cosa se sai che perdi? Eppure il desiderio di mercato di diventare ricchi, di cambiare la propria vita istantaneamente è molto più forte di questa matematica. Ecco perché le persone continuano a mettere soldi nelle macchinette e continuano a sviluppare questa dipendenza da gioco. Poi c'è anche un inganno della mente che tende a dimenticare i fatti negativi, quindi tutte le perdite la nostra mente tende a dimenticarle, ma ricorda molto bene le vincite e soprattutto le vincite degli altri, quindi la nostra mente ci inganna e ci spinge a giocare ancora, ancora e ancora. Lo scopo di questi video è capire però qual è il ruolo del marketing nei determinati settori. Ora andiamo a vedere il marketing nel settore del videopoker. Per capirlo in maniera molto più semplice, proviamo a immaginare un casinò di Las Vegas. Vedremo subito l'assenza di luce, l'assenza di orologi, luci soffuse. Questo perché? Perché le persone devono essere messe in una condizione di non capire quanto tempo stia passando, quindi farle stare seduti alle macchinette a spendere il più soldi possibile. Anche i suoni giocano un gioco fondamentale. Il rumore delle macchinette che erogano il denaro e il rumore di beat che si sente quando si gioca sono un rumore ridondante che condiziona poi il giocatore a giocare ancora.
Difatti, la macchinetta è instaurata per dare ogni tanto una piccola vincita, si chiamano piccoli contentini. Immagina quando vai a giocare al gratta e vinci, ti è mai capitato di vincere spesso la stessa cifra che hai giocato? Bene, quelli sono i contentini, sono i biscottini che si danno ai giocatori. Questo perché? Perché ti dà quella scossa di vittoria, anche se in realtà non hai vinto nulla, perché in realtà hai ripreso solo i soldi che hai messo, il tuo intento sarà quello di raddoppiare quella cifra. I giocatori infatti tendono ogni volta che perdono a raddoppiare quello che hanno messo, anche se hanno vinto tendono poi a raddoppiare nuovamente, quindi in realtà capirai quanto è forte il banco in questo caso. Se ricordi anche in quel video dove ti ho parlato di stimoli e risposte, in questo caso gli stimoli sono i suoni e la risposta è continuare a mettere soldi dentro la macchinetta, è un chiaro condizionamento a continuare a giocare. Per capire ancora meglio come funziona la mente umana in questi casi, parliamo dell'esperimento delle gabbie di Skinner. Skinner aveva fatto questo esperimento con i ratti, per cui il ratto doveva fare una specie di training, un apprendimento. Il training consisteva nel premere una levetta e ogni volta che premeva questa levetta usciva una pallina di formaggio. Dopo un po', a forza di farlo, il ratto premeva la levetta soltanto quando aveva fame, quindi non stava tutto il tempo a premere. Allora, cambiando il tipo di esperimento, ovvero erogando il premio casualmente, si è notato che il ratto premeva compulsivamente quella levetta. Questa è la stessa cosa che succede ai giocatori di poker. Si creano dei condizionamenti per far sì che certi stimoli diano una risposta a continuare a immettere denaro, per cui questo denaro immesso possa trattenere il 25% che aspetta al banco. E per rinforzare tutto quanto si inseriscono questi biscottini, queste piccole vincite per condizionare il giocatore a continuare a spendere i propri soldi. Ecco quindi come si crea un condizionamento e come il marketing riesce a monetizzare un segmento come le macchinette o le slot machine. Ci tengo sempre a precisare che il marketing è sterile e laico, sono le persone a fare la differenza. In questo video abbiamo capito che la mente ci illude sempre e che il banco non può perdere. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete è tutto, mi raccomando, monetizza!